Quando ero bambino e nelle notti di agosto fissavo il cielo per seguire le stelle cadenti, mi chiedevo dove vanno a finire. Dove va a finire una stella quando muore? Chiudevo gli occhi e sentivo la vertigine del vuoto. Spaventato, li riaprivo subito e bastava l'odore dell'erba per tranquillizzarmi. Ora il vuoto sembra incolmabile. Ora è scomparso il mondo, Parigi che mi urlava nelle orecchie, la vecchia dama Luna nei suoi occhi. È scomparso. Un amore, si può amare una fiamma, un angelo, una principessa folle ed essere così folli da affidarle tutte le speranze, il profondo dell'anima, il proprio orgoglio. La chiamavano l'angelo del Moulin Rouge, ma tutto quello che so è che dal primo suo sguardo la vita mi è scoppiata fra le mani, mi ha travolto, mi ha trascinato nella sua danza sfrenata e l'ho creduta infinita. È finita, invece, in una squallida stanza d'albergo dove persino il cielo non vuole entrare. Io e lei, soli, contro un'ombra, una dannata strega che non ho saputo sconfiggere. L'ho salvata dal duca, da Madame, da se stessa, ma da questa invisibile lurida malattia. No! E non ha senso! Non ha senso. Tanta vita. Solo un anno fa. Ero arrivato a Parigi da una settimana e continuavo a guardarle euforico, come un bambino guarda una vetrina di dolci. Volevo scrivere. E Parigi era il mondo per uno scrittore. Con pochi soldi, anche da una squallida soffitta di Montmartre, il futuro era fra le mie dita. Dovevo solo afferrarlo con forza. Non sapevo che il mio futuro sarebbe stata lei. Dove vanno a finire le stelle? Quando muoio? Sembri un pinguino vestito così. Sì, sì, ma vedrai che gambe. No, ce l'hai per tutti i gusti, biondi, brune, snelle, in carne, ma soprattutto tutte disponibili. Sono venuta a Parigi per scrivere, non per avere cervelli in notti brave e ubriacature. Esatto, e dove la trovi ispirazione? In un bordello. Ma dove sei cresciuto? Nelle campagne svizzere con ami e pecorelle? Io sto parlando del Moulin Rouge. Nello champagne, l'afrodisiaco per ogni giovane artista che abbia sangue nelle vene. Baudelaire, Verlaine, Mirabeau. Ah, so che tutte le vene stasera. Ascolta, se per una notte ti diverti un po', non genererai discredito sulla tua illustre famiglia, poi da domani torni a fare il topo della biblioteca, E poi so che al Moulin Rouge stanno preparando uno spettacolo, qualcosa di importante, e conosco Madame. Ti presenterò a lei come un promettente scrittore di provincia venuto in città alla ricerca di fortuna facile presto. Le occasioni a Parigi si prendono al volo. Chi è Madame? Madame è la signora del Moulin Rouge, con tutto il rispetto per le signore. È il factotum, quella che scopre i talenti. Lei ha scoperto Margot e ce l'ha donata. E questo già basterebbe per esserle debitori per tutta la vita. Ah, adesso capisco. Ti sei guardato questa Margot? E vuoi che... No. Sarebbe fatica speccata. Lei è l'angelo del Moulin Rouge. E i poveri squattrinati come noi non possono fare altro che sognare. Ah, romantico.
Ma sentitelo, l'uomo del mondo, dai, pompante, che da stasera si cambia di nananna! Ehi! Ah, scusa, siamo pari, vieni. È anche morsicata. Per di giorno, buona nulla! Ben! Scusate, scusate. Permesso? Permesso? Ecco, vieni. È questo posto. Vieni, vieni. Thank you.
posto di Valami. Non è vero? Ehi, ma dalle vostre facce devo dedurre che ha recitato bene la sua parte. Ha recitato Ariel, l'angelo che cade sulla terra per amore e si nasconde sotto una coltre di stelle. Ma ci sono ancora lucciole da far brillare stasera prima di tornare dalle vostre mogli che odorano di cipolla. Prima di uscire, Madame offrirà da bere a tutti! La favola è arrivata anche
anche per noi. E tu sai, Cenerentola mia cara, non vuoi diventare una principessa? Il nostro è già il locale più famoso di Parigi. Ambizione, Catherine, ambizione. Vuoi continuare a sculettare davanti a quattro artisti squattrinati o a ballare in uno spettacolo grandioso da farne parlare tutti i salotti d'Europa? E il profumo? Portami al tuo paro di diamanti, così falsi e così ben fatti. Vogliamo far brillare il nostro angelo stasera. Sono sicura che il duca chiederà di te. Sembrava piuttosto intero. E queste chi sono? Catherine? Chiamami! Mi chiamo, sono venuto a vedere come sta mangiando. E non si posta prima di entrare. Perdonate, ma... Margot sta benissimo e deve prepararsi. State bene? Sì. Giovanotto! Lui è uno scrittore. Fuori! È un conte. Veramente. Un conte. De La Roche. Mio caro conte. È bene presentarsi quando si appartiene a un'illustre famiglia, so. Le nostre ragazze possono attirare l'attenzione dei malintenzionati. Una giocata calda. Credo che una coppa di champagne sia più adatta all'occasione. Duca! Sono contento di vedere che le mie aspettative non sono andate deluse. Bisogna festeggiare. Dal Moulin Rouge! Festeggiate lo svenimento in scena. Può essere un ottimo escamotage per attirare l'attenzione. Stavo fingendo! Va bene, davvero. Sta bene! Voi siete... Etienne de La Roche, per servirvi. Di Port-Royal. Mi risulta che vostro padre abbia deciso di disertarvi. E non mi stupisce, visto che il vostro stile di vita è al pari della vostra educazione. Signore! Il conte è preoccupato. Sta scrivendo una pièce teatrale per il Moulin Rouge. Un'occasione che lo rende eccessivamente sensibile al benessere della sua protagonista. Quale? Sì, lo spettacolo. Madame sta pensando ad un allestimento incantevole, degno dei migliori teatri d'Europa. Per palafini, come voi. E dovrebbe scriverlo un ragazzo senza arte né parte, che ha buttato via l'unico talento che aveva, il titolo nobiliare. Usciamo e conoscete meglio il mio stile. Stiamo valutando vari copioni. Vi sbagliate. Il conte sta riscuotendo molto successo in provincia. Sì, questo dovevo dirlo io. E la sua freschezza bohemienne colpisce la sensibilità delle... della gente che conta, insomma, come voi. Ma basta parlarne per stasera, altrimenti mi tornerà il mal di testa. Aspetto con ansia la seconda scena. Anch'io. Vi faccio strada! Ho invece voglia di una bella passeggiata per Parigi. A quest'ora è magica. La mia carrozza è a vostra disposizione. Datemi 2 minuti.
buttarla così. Quello deve valere una fortuna. Voi? È il regalo di un vostro amico, Conte. Un cavalcavaliere. Entrate come un ladro, spaventandomi, e vi iniziate a sputare sentenze. Ma come vi permette? È solo gelosia. Gelosia? Allora lui, con una donna che conoscete appena. Non ve lo potete permettere. Uscite ora. Sono stanca. Che cosa posso permettere? Nulla, visto che non avete un soldo. Io costo molto. Ve ne volete andare? È arrivato stamattina per posta il mio mensile. In fondo, mio padre non vuole che muoia di fame in attesa che mi ravveda e torni a dovire. E che cosa vivrete fino alla fine del mese? Me l'avrei usato comunque, voglio vivere del mio lavoro. E credete che sarà facile? Non so se considerarvi più ingenuo, superbo o semplicemente ubriaco. Potete scoprirlo. Gratuitamente. Lo tocca! Lo tocca! Nascondete qui! Zitto, zitto! Duca! Scusate, ho dimenticato un piccolo particolare. E speravo di trovarmi svelta. Bravo, appunto! Come voi. Duca, tutto quello che può offrirvi per questa notte l'angelo del Moulin Rouge è un'altra coppa di champagne. So aspettare quando ne vale la pena. No! Dall'altra parte. Il cappello. Oh, sì, ecco. Quel collier è solo il primo di una lunga serie. Sognate di me. Che cosa ridete? Poteva essere una tragedia. Il duca non è un uomo che ama la concorrenza. Stavate per rovinare tutto. Mi avete detto di no. Toglietevi quel sorriso dalla faccia. Se vi scopriva, non saltavo soltanto il finanziamento dello spettacolo, ma voi sareste ferito in un vicolo di Parigi coperto di sangue. Non so chi sia più pericoloso, il duca o madame. Gli avete detto di no. E va bene. Finiamo. Volete qualcosa di cui vantarvi nei salotti di Parigi? In fondo avete pagato. Non fare così. Non fare così. Affrettati, altrimenti un angelo con naso peperone perde tutto il suo fascino. Solo una cosa che ti vorrei dire, togliessi. Da fatto.
carrozza, madame. Cosa c'è di meglio per prendere il sonno del primo racconto di uno sconosciuto scrittore di provincia? La nebbia bagnava le strade, cancellando le urne. Qualche crociato, avvolto nei giornali, si rigirava nei suoi incubi ubriachi. Le luci, ancora accese della locanda, e il fumo reseo delle griglie, erano l'unico segno della notte gitana appena trascorsa. Parigi faticava, come sempre, a svegliarsi. Mademoiselle, non vi comportate a modo. Parigi. Faticava. La principessa non voleva dormire. Allora il suo giornale chiamò la pioggia, leggera contro i vetri. E baci. Da far scivolare come perle sul suo corpo. E ancora, per farne briciole dappertutto. 20 vite innamorate respirano una strana danza. Dormi, e quando gli occhi si chiudono, l'anima ricomincia a giocare.
che le piacerà. Se ha una lente di ingrandimento. Ah, la tua è tutta in pigra. È vero, ho sprecato 6 mesi della mia brillante vita notturna e dato fondo alle mie scarse risorse finanziarie in fiori e cioccolatini. Insomma, mi sono fatto un cesto. Un cesto così, esatto, per essere bellamente ignorata dal tuo angelo. Il mio angelo. Suona bene. Sei caduto sulla terra per me. Sì, sì, ma ti do 2 o 3 giorni al massimo, tu che fuori per affari, e quando rientrerà a Parigi per la soirée di sabato, Margot non ricorderà neppure di averti conosciuto intimamente. Tutta intenta ad accarezzare il calco dalle uova d'oro. E io sarò la tua spalla su cui piangere, se mi considerai un piccolo prestito, si intende. Ah, hai scelto me. Svegliati ragazza, sono un trucco! Lei sta cucinando e si sta cuocendo il desiderio del duca a fuoco lento, e quando sarà cotta a puntino, allora potrà chiedere tutto quello che vuole. Madame li istruisce bene le sue pupille, così potrà avere uno spettacolo scudratamente lussuoso e un locale da mille una notte. Perché fai cinque? Ma io non sono cinque. E poi non voglio che il tuo piccolo cuoricino di provincia perda la bussola. Se hai vissuto nei bassi fondi per troppo tempo, vedi solo sporcizia. Se tu la vedessi mentre davanti, sembra davvero in un altro mondo. Ho passato la notte a guardarla. Tu hai passato la notte a guardarla? Tu hai bisogno di uno strizza cervelli. Ti faccio passare il lato di un male, fermati! Hai visto passare la casa? Una bambina con la faccia sporca è poco raccomandabile? Sì, è andata da quella parte! Sono tutti uguali questi zingari! E ce l'hanno nel sangue! Dove? È la loro natura! Potete venire fuori. Mamma mia! I cani, matti! Altrimenti l'uomo nero ritorna, hai capito? Ehi! Ma chi sei, la figlia di Arsenio Lupin? Hai spalleggiato mezzo panetteria! È uno spiantato! Ma non ruberebbe mai il pane di bocca una bambina, vero? Oh, ma che fresco ancora cava, fammi dare giusto una mussatina! No! Aspetta, aspetta un po'. Ma è un brutto taglio! Sono due! Ma perché che si sta infettando? Scusa, e che cosa intenderesti fare? Secondo te, quel taglio si sta infettando! Portiamolo all'ospedale! In ospedale tratteranno come un cane randagio, la sbatteranno in una coppia, peggio, in un riformatorio! Sì, e come si presentiamo a casa da quella virango della cassetta con una mozzosa che urla come uno scaricatore marsigliese? Già, per la povera vata rottura non siamo riusciti a pagare la prigione di questo mese! Passeremo dalle cantine, se incontreremo qualche domestica, userai il tuo famoso fascino! Ma sono tutte fame! Molly! Sapete che ti parlo con la causa? Ma proprio con un certo qua dovevo finire fatto bene, tuo padre, di diseredarmi! Non ancora! Molly, mon amour! Ciao, ubriaco di prima mattina! No, è che oggi è l'aria maliziosa di una stellina del Moulin Rouge. Le tue cosa? Solo perché tu mi rifiuti. Quando è che metterai la testa a posto? Molly, cara, non devi dar credito alle maledizioni. Ma Dan Cassella è indifferita, non gli avete pagato ancora la prigione, poi la devo sopportare io! A proposito, dov'è il tuo amico? Non lo immagini, lui sì che è un depravato pieno di vizi. È vero che è stato cacciato da una famiglia truccata. Cosa ti sto dicendo? Se c'era così per bene. Esatto, con tutti i guai che ha combinato. Molly, cara, c'è un cappellino di velluto rosso che ti sarebbe una favola. Raccontala un'altra! Consideralo già tuo, mon amore. Mi devi un cappellino di velluto rosso. Ma che modi. Vado bene dell'acqua calda. Tu intanto cerca quel fondo di cognac rimasto. Scusa, mi sembra un po' piccola per dare da bere, non credi? Non abbiamo il disinfettante, useremo il cognac. Oh, che spreco. È migliore di come sembra. Ma cosa fai? Mi lasci da solo con lei. Chiama almeno un veterinario. Ho paura. Ha promesso di non urlare, altrimenti... Troppo. Potresti posarle solo per un istante? Dobbiamo medicarti. No. Dai, fammi vedere. Via.
quanto tempo è che non ti fai il bagno? Hai la crosta sotto il naso. Io ce l'ho sotto il naso, ma tu ce l'hai dappertutto. Oh. Ecco qua. Mi mancherà. Allora, vedi, adesso, come promesso, devi essere coraggiosa. Si chiama Melin, come mia nonna? Battissima, hai sentito parlare dell'evoluzione della specie? Tienle la gamba. Se mi viene da vomitare? Tienle la gamba! Oh. Tu sei forte, giusto? Sì. Questa pensione è piena di topi, fa l'orecchiamo! Pulisco dalla mattina alla sera e non ho mai visto topi! Meglio che la cosa non venga all'orecchio della padrona, ti pare? Sì. Adesso, questa gamba bisogna curarla, altrimenti è infetta. Sì, se no poi dopo come le sgraffigni le baguette, eh? No, grazie, ma ti spero con te potessi aggettare, allora. Io ho una proposta. Se la smetti di urlare con un gatto chiuso in un canile, non ci fai sbattere fuori. Perché le baguette da sole sono buone, ma... Ta-da, con queste vai ancora di più, eh? Le solite. L'ha iniziato. Dobbiamo stringerci di un altro centimetro. Vieni così. Scappo. Dovresti finire ad indossarti il crème caramelle. A me, professore, piace tanto. Quando me lo offre poi ti dica di no. Mi ama le curve. La verità è che un po' offrire solo dolcetti e belle parole. Bisogna puntare più in alto, mia cara. E tu, che ad esempio? Ormai è di casa, è qui. Sì, ma lui ha già scelto il creme caramel che fa per lui. E non sei di certo tu. Ma perché non mi ha ancora assaggiata? Oh, ma perché non mi ha ancora assaggiata? E poi, Marco, sembra preferire i conti. Beh, anche io ci farei un pensierino su quel ragazzo. Non ce lo possiamo permettere, non a becco di un quattrino. La nostra è una carriera breve e bisogna assicurarsi la vecchiaia prima che si accorgano che anche a noi vengono le rughe. Non so, figlio. Scommetto che lei sarebbe molto più brava di te a ballare il can-can. Ecco, anche con un missionario. Bla bla bla! Tu! Mi sposeresti? Bella mia. Certo. Ti do tutta questa possibilità. Dovrei farti una casa con porte molto alte. Vabbè, me la porto via. Così ci dà un po' di pace. Io sono pronta per l'incartamento. Dai, non ce ne che bisogna che mi incartate. Leva quella bottiglia, se ti vede madame. Se mi vede madame, se mi vede mia madre, se mi vede mio padre, che non so neanche chi è. Alla salute! Andiamo a prenderci un caffè? Il gentile, l'indispensabile, l'impeccabile, Bellamy! Certo che mi andate giunta proprio bene! Ti chiedi un caffè, avrebbe bisogno di un bel secchio d'acqua gelata. Che c'è, Fanny?
di mia sorella. Ma adesso piove. Non ve ne siete accorti? Tirati su. Dai, balliamo. Dai, balliamo. Sì, balliamo, dai. Che cosa è successo a casa? Che cosa è successo a casa? Devo aver sbagliato porta. Perché non mi hanno aperto? Ma li ho sentiti. Li ho sentiti dalla mia. C'erano lì dentro. Con quel profumo di tortelle mele bruciata. Solo mia madre sa bruciarla in manca di me. E perché avrebbero dovuto lasciarti fuori? Ma per l'onore! Mia sorella sta per sposarsi con un avvocato. E questo è un grandissimo onore. Solo una cosa è fuori posto. La sottoscritta. Una ballerina fuori del Moulin Rouge di giorno. Non esiste! Non esiste! Vedevo che Daniela era sempre più fredda quando andavo a trovarla, ma non pensavo così. Peggio per loro. Ma sì, peggio per loro. Si sono persi un regalo e delle lenticini da fare invidia. Sposerai anche me? Sicuro. E dai, fatti, facci vedere che regalo hai fatto. Verbena. Possessa. Baronessa, principessa, duchessa, principessa. Cos'è? Il profumo. Buono, sprecato per certa gente. No. Nei camerini, a prepararsi. Ti do 10 minuti, non uno di più per rimetterti in sesto. E capire che questa è la tua famiglia. Colombina. E tu piantala di nascondere quella bottiglia. Muoviti! Fa venire gli occhiali. Dedicato a chi ha paura e a chi sta dei guai.
Era sembrato piuttosto interessato. Una storia vincente scritta da un giovane rampollo di un'illustre famiglia in odore di scandalo attira sempre l'attenzione dei parigini. E perché siete qui, allora? Per l'angelo del Moulin Rouge, l'interprete ideale per il personaggio della mia storia. E per dirla con voi, noi nobili annoiati siamo attirati dagli ambienti torbidi, come api sul miele. Pensateci, un della Roche, un ottimo biglietto da visita per un pubblico che conta. E voi volete portare questo locale ad un altro livello, no? Di che parla la storia? Siamo in Spagna. Siviglia va per la maggiore al momento. E una seducente gitana sta danzando attorno al palò quando arriva il passendero del luogo, un uomo potente che ha creato la sua fortuna
sullo sfruttamento della gente. Ricco, ma un perfetto idiota. Gli si è azzuppato il cavallo ed è costretto a chiedere aiuto all'accampamento dei gitani. Ah sì, il solito guardaspalle armato svedese. Nella storia, intendevo dire. È notte e la pelle della giovane è ancora più morbida al riflesso del fuoco. Non è il caso di raccontare la trama nei minimi dettagli. Annoierete il duca. Immagino che se il faccendero ha tanto potere potrà comprarsi un cavallo nuovo e la ragazza. Nella mia storia non è così semplice. No. No! Lo spettacolo finirebbe troppo in fretta. Nella mia storia c'è un giovane gitano, una testa calda, innamorato della ragazza e particolare contante. Lei prova la stessa cosa. Bene, avete esposto a sufficienza il vostro lavoro. Ora io e il duca valuteremo. Mi piacciono le sfide e mi piace vincere. È vero, un De La Roche che scrive per questo teatro è già una storia piccante di per sé e attirerà il pubblico che conta. Voglio le luci migliori, i costumi più sgargianti, le musiche più suggestive. Certo. Quanto al copione, io credo che il finale sia scontato. Non l'ho ancora scritto. Si scriverà da solo, mia cara. Vi farò diventare il primo astro di Parigi. Stasera, dopo lo spettacolo, la mia carrozza verrà a prendervi. Stasera avete la cena con il senatore Blanchard. Lo avete dimenticato? Già, che seccatura! Siete un personaggio importante. Sì. Ricordatevi di questo particolare. Il vostro futuro è nelle mie mani. Attento a non bruciarvi. Con la stella nascente, intendo dire. Alla cena ci sarà anche vostro padre. Lo aggiornerò sulla vostra brillante carriera. Vi ringrazio. Madame, seguitemi. Abbiamo alcune cose da chiarire noi due. A vostra disposizione. Ho paura. Tu lo sfidi continuamente. Ti farà del male. Non puoi eliminarmi la prima scena, sono lo scrittore. Madame tiene troppo questo contratto. Non ci darà una mano. Certo che no, me l'ho fatto la manicure. Ancora questa tosse tornata il medico a visitarti. È la tensione. Lo sto scopando, sono nervosa. Domani chiamo il medico di famiglia, è migliore. E credi che verrebbe qui? Ti porto io la sua clinica. Un po' presto per diventare un noioso brontolone. Guarda che ti lascio. Allora, dovrò sposarti. Certo, e per il matrimonio voglio una carrozza trainata da 4 cavalli bianchi e un velo da impigliarci in tutta Parigi. Hai l'ordine, contessa? Oh, no, resta, Fanny! Questo scavezzacollo mi vuole sposare e ho bisogno di una testimone. E pensare che non sono venuta a prendere un costume. Non sto scherzando. Non sta scherzando? Ragazze, ragazze, ragazze! Un'ultima notizia dalla casetta! Ragazze? Il rampollo dei De La Roche si sposa! Oh, ma non con una contessa. Con una contessa? No, no, no. Con la figlia dell'ambasciatore d'Inghilterra. No! 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 Direttamente dai bassi fondi di Parigi. Con l'angelo del Moulin Rouge! E noi saremo tutte invitate. Non sto scherzando. Qui è il suo mastone. Attente però a non farti riconoscere dalla buon costume. O rovineremo la cerimonia. Maracosta.
when I'm saying no. It's a great collection, but I'm sorry, I'ma keep playing these cats out like Tom. I do choose get love from the dudes, four badass chicks from the blue on the sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in a glass, bottle case, the meaning of expensive taste. You want a handshake, yeah, yeah.